di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Death Shadow! È l'Arcadia! Buonasera viaggiatori, bentornati sul canale nelle nostre improbabili recensioni da dentro l'orgoglio camperistico di Mattia, per fortuna che c'è il pavimento. Ragazzi, oggi voglio parlarvi di un prodotto anomalo, particolare, secondo me molto furbo e potrebbe avere tanti risvolti molto interessanti, ma con calma li andiamo a vedere. Parliamo, vi dico subito, di un piccolo frigo portatile a compressore, quindi questa è una cosa molto interessante, di appena 15 litri. Ce lo manda Vevor, quindi è veramente un'ottima marca. E la cosa interessante è che di questa linea ci sono tanti litraggi, quindi questo è il più piccolino, è il più piccolo della famiglia, da 15 litri, appena 15 litri. C'è il 22, il 30, il 40, il 45, il 50 e vi discorrendo. Perché il 15? Ora lo tiriamo, lo esco dalla scatola, lo tiriamo fuori, lo guardiamo e ne parliamo insieme. Un attimo che facciamo sta botta di unboxing. Ragazzi, così come esce dalla scatola lo andiamo a visionare. Il frigo si presenta chiuso, prima di tutto, molto molto compatto, soprattutto molto solido e ben costruito. Mi piacciono molto queste costruzioni, belle, solidone, è molto interessante, ma soprattutto ragazzi ha una dimensione, lo vedete, me lo abbraccio tutto, molto piccolo, e questo secondo me è la skill più importante. Ragazzi, dotazione di bordo semplicissima, perché tutto viene raccolto qui dentro. Qui dentro abbiamo il collegamento 12 volt e il collegamento 220, però questa è un'altra cosa molto interessante. Viene dato in dotazione con la possibilità della doppia alimentazione, quindi me lo posso attaccare in casa anche come frigo di emergenza, oppure in macchina chiaramente con la 12 volt, con i nostri veicoli ricreazionali o, perché no, delle mini camperizzazioni. Prima vi porto da vedere, diciamo, lo guardiamo un pochino più da vicino, le componentistiche, come è fatto, poi discutiamo insieme e lo vediamo anche in funzione, perché mi piace veramente tanto. Come vedete ragazzi, l'oggetto è veramente compatto, vi metto la mano vicino per farvi capire un pochino le dimensioni. Qui davanti vedete, avete la griglia della parte del compressore, che è molto interessante. Qui sopra la parte del display, con attenzione anche una presa USB, cosa per niente male, maniglie di trasporto sia da una parte che da quell'altra. Da questa parte avete visto abbiamo la connessione sia per il 12 volt, che è direttamente qui dentro, oppure per l'alimentatore con la 220. Qui vedete meglio il gruppo del compressore. Il frigo ragazzi è molto semplice, quindi apertura, adesso ho finito le mani, apertura direttamente a incasso, vedete che ha le alettine qui, vano da 15 litri. Ragazzi, 15 litri vogliono dire indicativamente 5 bottiglie da 1,5 litri, quindi non è tantissimo, ma neanche pochissimo, se lo consideriamo come frigo ad esempio di emergenza. Fra poco ne parliamo. Da prove effettuate vi dico subito che ho una lattina casualmente di birra vuota, una 33 centilitri sta in queste dimensioni, la 50 mi sta perfettamente rasa, quindi comunque bibite, bibitine fino al mezzo litro non ho problema, bottigliette non ho problema, ma non ho problema neanche a imbarcarci gelati, carne, tutto quello che mi può stare all'interno del frigo. La cosa interessante è che questo gruppo compressore mi arriva fino a meno 20 di temperatura, quindi potrebbe anche diventarmi una ghiacciaia. Ora lo attacchiamo da qualche parte, lo vediamo in funzione, anche perché è veramente silenziosissimo, dopodiché vi faccio qualche considerazione e il perché secondo me questo piccolo oggettino è veramente furbo, considerando anche il suo prezzo, ragazzi, perché parliamo subito del prezzo, che secondo me è una cosa interessante. Su Amazon lo potete trovare direttamente e sotto c'è il link in descrizione con lo sconto, 184 euro se non vado errato, quindi intorno ai 180 euro, molto interessante considerando il tipo di oggetto che è. Parliamo di un frigo a compressore, quindi qui la roba sta fresca veramente bene. Ora lo attacchiamo e ci ragioniamo un attimo. Collegato l'oggetto, ragazzi, una cosa semplicissima, guardate, ve lo faccio vedere, il suo trasformatore, l'ingresso che è il medesimo della spina 12 volt con l'accendisigari, quindi è lo stesso spinotto, da questa parte chiaramente abbiamo il trasformatore 220 volt. Prima cosa, lo accendiamo. Ci tengo a stare vicino perché dovete capire il discorso anche del rumore. Ora lo accendiamo, vedete che lui legge la temperatura interna di 16 gradi e sentite un po'. Questo è il rumore del compressore, a mio avviso più che accettabile. È un compressore, ragazzi, quindi chiaramente un attimo di rumore, di noise, chiamiamolo così, lo produce, quindi su questo non si può dire niente. Parliamo subito delle funzioni. Date un'occhiata che nel display viene indicata la temperatura interna. Come vedete appare un simbolo Bluetooth, perché è possibile anche collegarlo tramite la sua app in Bluetooth.
Io continuo a insistere che non capisco l'utilizzo di un'app nel frigo, però diciamo che ho messo il frigo nel gavone, me lo voglio accendere o spegnere, non devo andare a aprire il gavone, vabbè, sappiate che c'è l'app dove posso regolare la temperatura, accenderlo e spegnerlo, bellissimo. Quindi mi legge la tensione istantanea con cui viene alimentato, in questo caso 14,4 per l'alimentatore. Dopodiché posso entrare nella parte dei menu, vedete che di base è impostato a meno 20, forse un po' eccessivo, però da qua chiaramente salendo di temperatura posso gradualmente, diciamo che anche un frigo normale, a quanto lo mettiamo, a meno 5 esagerato, o addirittura se fosse frigo lo potrei mettere a 3 gradi, benissimo, perfetto. Quindi come vedete è molto modulabile, mi diventa, ragazzi, una mini ghiacciaia, veramente interessante. Questo è il suo funzionamento, quindi veramente veramente basso, molto tranquillo. Temperatura direttamente visibile, livello della batteria, come vedete, direttamente visibile. Ho tutto direttamente subito a mia portata di mano. La cella frigo, come detto prima, ve la rifaccio vedere, ragazzi. Parliamo di una cella frigo, ragazzi, di 15 litri reali di disponibilità. Molto molto interessante, costruzione molto robusta. E adesso vi parlo sia del concetto della sua autonomia relativa, cioè rimasta, che anche del perché secondo me è veramente furbo. Mentre l'oggettone funziona e continua a raffreddare, ragazzi, vi parlo un pochino meglio del perché secondo me è veramente furbo questo oggettino qua. Come detto, ragazzi, me lo posso tenere in casa 12 volte, 220 volte, ma ha, se ci pensate, molteplici funzioni. Esempio, diamo un'idea, vi ricordate quando vi ho parlato anche dei frigo compressori portatili, ad esempio avevamo parlato del 55 litri? Bene, questo, ragazzi, ha uno costo di acquisto veramente civile, 180 euro. Appena si sale di litraggio, ad esempio anche solo il 22 litri, che secondo me potrebbe essere altrettanto furbo quanto il 15, perché le dimensioni sono di poco superiori, aumentiamo di, penso, una ventina di euro, non di più, verificatelo tranquillamente. Però di fatto un mini ricambio che posso tenermi nel gavone del camper, in caso di molto caldo il mio trivalente a qualche acciacco, o il mio frigo di emergenza. Vado in spiaggia, mi sono caricato il frigo, mi prendo da mangiare, la birretta, la cocchina fresca, sta fresco tutto il giorno. Vado a fare picnic in macchina, una mini camperizzazione, il frigo d'emergenza in casa. Oppure, attenzione, parliamo di cose importanti, immaginatevi di avere dei medicinali che devono assolutamente essere a quella temperatura, ad esempio chi magari ha patologie particolari. Non mi posso affidare solo al frigo del camper, perché per un malfunzionamento ci sarebbe qualcosa che non va. Ecco che un secondo frigo di emergenza, in questi casi particolari, potrebbe essere molto furbo. Basso costo d'acquisto, ragazzi, basse dimensioni, lo incastrate praticamente ovunque. Sono sicuro che tutto quello che metto qua dentro è interessante. Pensate anche solo, quando vado a fare la spesa all'ipermercato, magari la spesa un pochino più grossa, quella della settimana o delle 2 settimane, dove compro i surgelati e molte volte magari o la busta per tenere i surgelati non ce la fa, sono lontano da casa, ci metto comunque mezz'ora in macchina, schiaffo qui dentro che è già in macchina acceso, meno di zero di problemi. Quindi ha tante funzionalità e un basso costo per quello che potrebbe essere le varie applicativi. Ragazzi, è veramente furbetto, già acceso da un pochino, l'avete visto, ha già abbassato di qualche grado, prima era 19, siamo già a 18, acceso chiaramente vuoto. Ma tutto quello che diciamo serve per far funzionare il frigo direttamente è già compreso, anche perché è un frigo veramente molto pratico, ragazzi, molto robusto. Peso basso per essere comunque un oggetto a compressore, ottimo funzionamento e attenzione, ci arriverà a fare anche da ghiacciaia fino a meno 20, quindi veramente molto interessanti. Ci tengo a farvi vedere, ragazzi, questi oggetti quando sono, a mio avviso, furbi e molto polivalenti. Vuol dire che posso utilizzarli in diverse situazioni. Questo, ad esempio, è uno di quegli oggetti che ritengo veramente furbo. Spero, ragazzi, di esservi stato di aiuto, o se non altro avervi incuriosito con questa serie di compressori portatili, perché secondo me anche all'interno del camper hanno il loro perché, con quelle considerazioni che abbiamo fatto prima. Ragazzi, bene, io quasi quasi lo riempio di birra e poi ci guardiamo. Ragazzi, buon venerdì!